Villa. Buonasera, come stai, Giorgio? Oh, beh, come stai, Giorgio? Accomodatevi. Sono stato così rapido che non ho consentito lo stacco musicale, proprio perché volevo che tutto il tempo a disposizione, non ce n'è più molto, fosse vostro, e quindi sono stato rapidissimo. Allora, io stavo leggiucchiando prima di venire, guardando con attenzione, ma non con la dovuta attenzione, questo bel libro intitolato Anche il pensiero e musica. Si tratta di un libro di poesie scritto da Carla Bori. E devo dire, io non sono un critico, io ma... Io l'ho letto anche. Ma sono belle. Sono belle. Io l'ho letto ieri sera, le ho fatto tutti i miei complimenti, veramente, perché intanto c'è, sono poesie c'è questa, c'è questa, in questa, nella prima pagina c'è questa frase, questa riflessione che vi leggo: bisogna essere leali con tutti e sinceri con se stessi, che mi pare una cosa bella, una riflessione bella. E poi le poesie sono belle e mi piacerebbe poterle leggere io, perché non lo so fare, ma insomma farle leggere. Però questa in fretta, leggiamola. Essere sereni è una imposizione che ci facciamo esternamente, ma dentro non lo siamo. C'è qualcosa che ci comanda alla tristezza, e quel qualcosa a volte è ingiusto. Questa è una delle poesie di questo bel libro di Carla Bori, Anche il pensiero e musica. Grazie per avermelo regalato. Grazie a te. Giorgio Consolini, Non scrivo poesie. Non scrivi poesie, ma canti benissimo. Non ci lo sono so. Cantanti che cantano come all'italiana? Nessuno. Sono unico. Forse come sarò, te non c'è nessuno. Sarò un po' presuntuoso. Non era il titolo, insomma. Una canzone. No, ma voglio dire... Non ce ne sono giovani che ci sono, dobbiamo continuare a sentire solo rock, oppure sta nascendo una nuova generazione? Ma il genere nostro va sempre avanti, cioè ci sono giovani che cantano, non ti faccio i nomi per non far pubblicità agli altri, siccome gli altri non la fanno a me, ma allora, ci sono, ti assicuro che... Tanto ci pensi tu a farla a te stesso. Sicuramente, io tento di fare il possibile. Ma poi c'è tuo figlio, scusa, che canta tanto bene. Chi? Tuo figlio. Beh, mio figlio canta l'opera. Ma ha debuttato come cantante, sì? Canta l'opera. Sì, canta l'opera, vuol fare il tenore, sì. Farà il tenore, spero con tanta fortuna. Gli facciamo molti auguri. Sì, sì, Stefano, se mi stai guardando, preparati che prossimamente, invece di Giorgio Consolini, ci sarà Stefano Consolini. Io me l'auguro di cuore. Gino, mi dicevi che l'altro giorno io ho detto una cosa da Maurizio Costanzo che ti ha impressionato favorevolmente, cioè sì. Ho fatto un riferimento al fatto che bisogna cambiare mestiere a un certo anche punto, quando si hanno i capelli d'argento. Soprattutto allora. Bisogna cambiare mestiere perché, ci sono due tipi di stress, lo stress che dà purtroppo la morte e lo stress che dà la vita. Beh, io ho scelto il secondo. Quindi a un certo punto ho cambiato... Secondo, mi pare un po'... Mi sembra giusto. Cioè hai scelto lo stress che dà la vita. Che dà la vita. L'alternativa non è così brutale. No, tu lo sai che io devo parlare... Tu hai fatto il cantante di grandissimo successo per una larga parte della tua vita. Poi hai fatto il dirigente alla Rai. Alla Rai. E ora invece insieme, sei mi pare, tornato. State rivivendo questa bella avventura che è il ritorno al pubblico che vi vuol bene, vi ama e vi accoglie, non solo in Italia ma anche all'estero, certo. Siete appena stati in Canada, negli Stati Uniti. Sì, sì, e adesso poi noi giriamo sempre, ci diamo il cambio, una volta va l'uno, poi vengono loro. La trasmissione va in Canada perché noi l'abbiamo vista, infatti, salutiamo tutti gli italiani di Toronto. Certo, di Toronto. E anche gli italiani di New York che ci vedono nelle emissioni della Rai Corporation. Sì. Bene, però io non voglio che si parli troppo perché voi dovete cantare una fantasia. No, dobbiamo dire che fra due giorni, anzi domani saremo tutti a Firenze. Oggi è venerdì, al Teatro Verdi. Domani sabato a Firenze. Domani sabato e domenica al Teatro Verdi a Firenze e martedì 4 aprile saremo tutti e quattro con la nostra orchestra ovviamente a Taranto, al Teatro Orfeo, questo il 4 aprile, sì, perché 4 aprile. Io dicevo prima Nella, cioè, allora parliamo del quarantennale di Sanremo. No, io volevo precisare una cosa prima. Ma che quarantennale? Diciamo no. Dove andiamo domani. Volevo precisare solamente una cosa. Prima ho sentito parlare di Rabagliati, di Alberto Semprini, era un filmato, ha detto Minervi, del 36. Io dal 36 non cantavo, perciò siccome è stato fatto il mio nome, io ho incontrato Alberto Semprini solamente nel 1958.
Sì, questa ecco. Certo. No, volevo precisare. Sia ben chiaro, cioè, che non era un discorso anagrafico, era come dire Noi può ricordare, ricordare. Non potevo ricordarlo, anche era Bagliato e l'ho conosciuto molto avanti. Anche io l'ho conosciuto, era una persona simpaticissima, straordinaria. Una cosa, siccome noi quando veniamo alla televisione abbiamo sempre le nostre canzoni, voi ce le fate cantare sempre, io incontrai Era Bagliato e mi disse: pensa, sono anni che mi fanno cantare Il primo pensiero d'amore. Ecco. La gente pensa che io sappia cantare solo quella. Non è vero. Ma noi sappiamo che voi sapete cantare migliaia di altre canzoni. Appunto. Ma qui noi vogliamo che ci cantiate le canzoni quelle del Festival di Sanremo. Okay. Quelle. Gino Latilla, Lilla Pizzi, Carla Boni e Giorgio Consolini ad Argento e Oro. Grazie per essere venuti. Sull'accordo, se la musica si perde nell'indifferenza d'uno sguardo, corde della mia chitarra, perché vi fermate, perché non suonate voi sole per me? Dolce questa musica, e come adesso sembra inutile se non ci ascolterà. Non vi fermate, corde della mia chitarra, suonate per me. Non ci lasceremo mai. Ciao.